niente, dico soltanto che vedo delle persone in piedi, ci sono 5 posti qui davanti, se volete sedervi, perché fa un po' fatica stare tutto il tempo, fate quello che volete comunque. Allora, vorrei proprio partire da questa annotazione che è stata data sulla fondazione nel 1988 del Comitato per l'Isolazione delle Erbe. L'abbiamo fatta questa associazione con l'allora direttore del centro di ricerche Fiat, un ingegnere progettista con dei brevetti di tecnologie non energivore e non inquinanti, ed era presieduta da un professore di fisica dell'Università di Torino, il professor Tullio Regge. E cosa ci proponevamo in questa situazione? Quando, diciamo, gli ambientalisti, qualcuno di voi se lo ricorda, nell'85 ci fu la prima volta che si presentarono alle elezioni nelle liste verdi, no? Quando gli ambientalisti dicevano che bisognava affrontare il problema energetico sviluppando le fonti rinnovabili, noi con questa associazione diciamo no, non è così. Il problema non è sviluppare le fonti rinnovabili, il problema è ridurre gli sprechi di energia, e soltanto se si ridurranno gli sprechi di energia le fonti rinnovabili saranno in grado di darci dei contributi significativi. Da che cosa partiamo con questa affermazione? Da una constatazione, che noi sprechiamo una quantità enorme di energia. Almeno il 70% dell'energia che estraiamo, l'energia fossile, noi la sprechiamo nei processi di trasformazione e rendiamo utile soltanto il 30% dell'energia. Esempio, un terzo di tutte le fonti fossili che noi importiamo le consumiamo per riscaldare gli edifici. La media del consumo degli edifici in Italia è di 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania, e dall'inizio del secolo anche in Italia, nella provincia di Bolzano, non viene data la licenza di abitabilità a degli edifici che consumano più di 7 metri cubi al metro quadrato all'anno. Un terzo di quello che consumano evidentemente gli edifici italiani. Ma gli edifici migliori consumano un metro cubo e mezzo al metro quadrato all'anno, un ventesimo circa di quello che consumano gli edifici italiani. Questo avviene anche negli altri settori, in tutti i settori energetici. Quindi il nostro sistema energetico che spreca questa energia lo possiamo paragonare a un secchio bucato. Se abbiamo un secchio bucato che dobbiamo riempire d'acqua, a nessuno di noi verrebbe in mente come prima cosa quella di cambiare la fonte con cui si riempie, ma la prima cosa è chiudere i buchi del secchio. Io l'ho chiesto ai bambini di scuola elementare, mi hanno detto: ma se abbiamo un secchio bucato non buttiamo, ne compriamo uno nuovo. Allora, porre come primo principio la sostituzione delle fonti significa come voler riempire un secchio d'acqua bucato cambiando la fonte con cui si riempie, mentre diciamo la cosa più importante è ridurre gli sprechi. E soltanto se saremo stati capaci di ridurre gli sprechi, le fonti rinnovabili saranno in grado di darci il contributo energetico necessario. Perché le fonti fossili hanno consentito di riempire il secchio anche se era bucato, le fonti rinnovabili che costano di più e che ci danno l'energia in maniera più irregolare hanno bisogno, per dare un contributo significativo, che diminuiscano i consumi. Se dobbiamo soddisfare un fabbisogno 30 anziché 100, le fonti rinnovabili sono in grado di farlo. Ecco, a partire da questa esperienza noi non siamo stati tanto ascoltati all'epoca, oggi lo dicono tutti, oggi dovunque lo dicono che bisogna prima aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi e poi pensare alle fonti rinnovabili. Ma se facciamo questo, cosa succede? Succede che diminuiamo lo spreco di una risorsa. E nella nostra teorizzazione abbiamo cominciato a capire che tutto questo aveva una valenza economica più ampia rispetto a quella energetica. Per questo abbiamo cominciato a parlare di decrescita, perché se le nostre case consumassero 30 anziché consumare 100, noi diminuiremmo il consumo delle fonti energetiche fossili. Questa diminuzione del consumo delle fonti energetiche fossili comporterebbe una riduzione del prodotto interno lordo, ma questa riduzione del prodotto interno lordo non comporterebbe nessun sacrificio, nessuna rinuncia. Perché? Perché l'energia che si spreca non ha nessuna utilità.
Allora, da qui siamo partiti a fare questa teoria, questa analisi del prodotto interno lordo. Ci dicono che il prodotto interno lordo misura la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti. Ma il prodotto interno lordo è un indicatore monetario, per cui può prendere in considerazione soltanto gli oggetti e i servizi che vengono comprati e venduti, che vengono scambiati con denaro. E allora a questo punto noi dobbiamo cominciare a fare, a ripristinare una distinzione logica, concettuale, tra il concetto di merci e il concetto di bene. Le merci sono oggetti e servizi che si comprano e che si vendono. I beni sono oggetti e servizi che rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio. Siccome da alcune generazioni nei paesi industriali avanzati noi compriamo tutto quello che ci serve, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni, tendiamo a confondere il concetto di merci con il concetto di bene. Ma sono due concetti diversi. Tornando all'esempio della casa, delle case italiane, 13 litri su 20, se io per legge posso imporre che le case non consumano più di 7 litri, le case che ne consumano 20 vuol dire che sono così mal costruite che disperdono 13 litri su 20, 13 metri cubi di metano su 20 di energia che gli si mette dentro. Bene. Quei 13 litri su 20, quei 13 metri cubi, sono una merce, si compra, si paga, fa crescere il prodotto interno lordo, ma non sono un bene perché non servono a scaldare le case. Una casa mal costruita fa crescere il prodotto interno lordo più di una casa ben costruita. Se una casa mal costruita venisse ristrutturata, questa casa, i suoi consumi scendessero da 20 litri a 7 litri, questa casa farebbe decrescere il prodotto interno lordo, facendo diminuire la produzione e il consumo di una merce che non è un bene. È chiaro questo concetto? Non è che non lo dice nessuno, mi dispiace perché non si può parlare di decrescita se non si fa questa distinzione. Secondo passaggio del ragionamento, ma questo non vuol dire, però vuol dire che il concetto di bene e il concetto di merce sono concetti differenti, ma non vuol dire che sono concetti opposti, sono concetti non coestensivi, cioè non si sovrappongono del tutto. Ci sono quattro possibilità. La prima è che esistono delle merci che non sono beni: l'energia che si spreca, il cibo che si butta. Noi buttiamo via una quantità di cibo pari al 3% del prodotto interno lordo. Se smettessimo di buttare cibo, come facevano i nostri nonni, il nostro PIL diminuirebbe del 3%. Cosa succederebbe alle coronarie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio? Gli viene un coccolone, perché sanno soltanto parlare di crescita. Questa sarebbe una decrescita del prodotto interno lordo. Allora, la prima cosa è che esistono delle merci che non sono beni. E se si diminuiscono le merci che non sono beni, si ha una riduzione del prodotto interno lordo senza nessun peggioramento delle condizioni di vita, anzi, con un miglioramento delle condizioni di vita, perché una casa che consuma 7 litri, o 5 o 3, manda in atmosfera una quantità di anidride carbonica molto inferiore a quella di una casa che ne consuma 20, quindi fa diminuire l'effetto serra. Ha un effetto positivo. Il cibo, se smettessimo di buttare del cibo, il cibo che si butta va a aumentare la massa dei rifiuti. Quella massa, quella parte dei rifiuti più difficili da gestire, che sono quelli putrescibili, avremo un miglioramento, non un peggioramento. Questo è il primo concetto. Poi, ma questo non vuol dire che non esistano delle merci che sono beni, perché ci sono, seconda possibilità, dei beni che si possono avere solo sotto forma di merci. Se ho bisogno di una TAC, di una risonanza magnetica, di un computer, di un orologio, non posso fare altro che comprarli. Cioè esistono dei beni che si possono ottenere solo sotto forma di merci. Poi, terza possibilità, ci sono dei beni che si possono ottenere non in forma di merci, ed è tutta la parte dell'autoproduzione. Noi da 12 anni, la mia famiglia ha un orto dove produciamo la frutta e la verdura che mangiamo noi. Questa frutta e questa verdura non fanno crescere il prodotto interno lordo perché non vengono comprate e vendute, noi al massimo la regaliamo agli amici. Anzi, la fanno diminuire il prodotto interno lordo perché noi
mangiando la nostra frutta e la nostra verdura, non dobbiamo andare al mercato a comprarla, facciamo diminuire la quantità di merce, frutta e verdura. Se il PIL misura il benessere, la nostra famiglia è una famiglia di asociali. Bene. Questo è un fatto importante, perché se voi pensate ai vostri nonni, quante erano le cose che si producevano in casa, che non siamo più capaci di produrre? E non è un caso, perché una persona che non sa fare niente deve comprare tutto, e chi deve comprare tutto fa crescere il prodotto interno lordo di più di uno che sa fare qualcosa. Quindi noi diciamo che bisognerebbe recuperare la capacità di fare delle cose. Nel nostro movimento per la decrescita felice c'è una struttura che si chiama Università del Saper Fare, dove insegniamo a fare tutte le cose che si facevano in casa regolarmente, non dal pane con la pasta madre, alla pasta, alle piccole preparazioni domestiche, la bicicletta, tutto quello che potete immaginare, va bene? E sapete qual è la fascia d'età di persone che frequenta maggiormente i corsi dell'Università del Saper Fare? Non credo che non ci credete. Sono i ventenni. Sono i ventenni. Vabbè. Per dire che è un bisogno di insegnare alla persona umana. Tanto è vero che c'è un filosofo, economista, sociologo americano, che si chiama Richard Sennett, che insegna sia negli Stati Uniti sia a Londra, alla London School of Economics, il quale sostiene in un libro tradotto recentemente in italiano che si intitola L'uomo artigiano, che la vera caratteristica che distingue gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi è la capacità di saper muovere le mani per fare delle cose sotto la guida dell'intelligenza progettuale. Cioè, non saper fare niente è una deprivazione culturale dell'umanità che è stata perseguita scientificamente per costringerci a dipendere in tutto per tutto dal mercato. Allora la decrescita si realizza anche aumentando, sembra strano questa cosa, una decrescita che si realizza aumentando la produzione, l'autoproduzione di beni e la fornitura di servizi in rapporto d'amore e non di solidarietà e non in forma mercantile, mercificata. La quarta possibilità è che ci sono dei beni che non si possono avere sotto forma di merci. Quindi prima erano dei beni che si possono avere anche non in forma di merci. Tra l'altro, tutte le volte che si autoproduce qualcosa si riduce moltissimo l'impatto ambientale, perché oggi va di moda parlare di chilometro zero, ma se mi faccio una cosa in casa è a centimetri zero, non a chilometri zero, quindi riduce il PIL perché riduce il consumo di fonti fossili per il trasporto a distanza. Quante cose vengono trasportate inutilmente a distanza? Ma sapete la battuta di Beppe Grillo che dice: noi produciamo, vendiamo all'Olanda un tot di milioni di tonnellate di biscotti, l'Olanda vende in Italia un altrettanto tot di milioni di tonnellate di biscotti. E Beppe Grillo dice: vabbè, speriamo almeno che abbiano un gusto diverso. Dice: ma se hanno un gusto diverso, non fate prima a scambiarmi le ricette. Da questo punto di vista si avrebbe una decrescita del PIL con una riduzione del consumo di fonti fossili per i trasporti. Cioè, emblematicamente, qualche anno fa nel centro della Francia si sono scontrati due camion, uno veniva dall'Olanda e portava pomodori da vendere in Spagna, uno veniva dalla Spagna e portava pomodori da vendere in Olanda. Questo per dire la follia. Tutto questo, poi, se uno autoproduce, non soltanto non fa dei chilometri, ma riduce il PIL, perché quando uno si produce delle cose in casa non ha bisogno degli imballaggi, quindi riduce anche i rifiuti. Bene. Poi ci sono delle cose, dei beni, che non si possono avere sotto forma di merce. Ci sono i beni relazionali, l'amore, la solidarietà, la capacità di collaborare con gli altri, tutti questi, la fedeltà alla parola data, il rispetto degli altri, tutte queste cose. Guardate che sembra, ma quanto tempo noi dedichiamo a produrre delle cose che non servono a niente, che buttiamo via sempre più rapidamente e che fanno crescere il PIL, sottraendo del tempo alle relazioni umane, i genitori ai figli, i mariti alle mogli, i figli ai genitori anziani. Io ho fatto una delle mie vite passate, sono abbastanza vecchio, ho delle vite ormai passate, no? Ho fatto il preside in una scuola e ogni tanto venivano dei genitori che noi li convocavamo quando i ragazzini rompevano le scatole, insomma, sostanzialmente, no? Oggi se si permettono i professori di chiamare i genitori di un ragazzino che rompe le scatole, i genitori vengono a difendere i figli, no? Fanno i sindacalisti dei figli.
Mia mamma sbagliando diceva il professore ha sempre ragione. Adesso dicono, sbagliando molto di più, i figli hanno sempre ragione. Comunque venivano da noi in maniera umile. Cosa mi dicevano questi genitori? Dicevano, preside, guarda, io faccio tutto per i nostri figli, per i miei figli. Non gli faccio mancare niente, lavoro dalla mattina alla sera. Lui ha dei soldi, posso dare dei soldi da avere in tasca, compro dei giocattoli. Io non avevo niente delle cose che avevo quando ero bambino, però io avevo rispetto per i miei genitori e lui aveva rispetto per me. Questi genitori, nella loro buona fede, non capivano che i figli avevano bisogno del tempo del padre e della mamma, di fare esperienze insieme, di fare delle passeggiate, di guardarsi negli occhi, di parlare, non di stare lontani, di compensare il senso di colpa comprando delle cose. Ma una persona, un adulto che dedica tutto il tempo a produrre delle cose fa crescere il PIL. Se dedica il tempo alle relazioni umane con i propri figli non fa crescere il prodotto interno lordo. Queste sono le quattro possibilità. Allora diciamo che la decrescita è una concezione del mondo, nasce in ambito economico ma si trasforma subito in una filosofia di vita che si realizza in questi due modi. Primo, diminuendo la produzione e il consumo di merci che non sono beni, secondo, aumentando la produzione e l'uso di beni che non passano attraverso la forma delle merci. Quindi il concetto di sacrificio, di rinuncia, non esiste in questa ragione, no? È l'uso dell'intelligenza umana per non sprecare le risorse della terra, per ridurre la propria impronta ecologica. Dico ancora una cosa sulla decrescita, poi vorrei parlare di cose più concrete, però l'inquadramento culturale va dato, altrimenti non capiamo le cose che stiamo dicendo, no? Qualcuno dice, ma questa parola decrescita è una brutta parola, è una parola che ha un senso negativo, perché la usate? Allora io domando a queste persone, ma perché tu pensi che la parola decrescita ha un significato negativo? E loro mi dicono, perché c'è il prefisso de davanti, che è un prefisso privativo, che rende il concetto negativo. E dico, ma non è questa la ragione. La ragione è che tu credi che il concetto di crescita sia un concetto positivo. Perché se credi che la crescita è un concetto positivo, il prefisso privativo de lo rende negativo. Ma se ci fosse una crescita negativa di qualcosa che non va bene, il prefisso privativo lo rende il fatto positivo. C'è qualcuno di voi che crede che la crescita del debito pubblico sia un fatto positivo? C'è qualcuno di voi che crede che la decrescita del debito pubblico sia un fatto negativo? La decrescita della febbre in un bambino? Posso fare degli altri esempi, no? C'era un mio amico che abitava sulla riva di un fiume. Non è vero, ma comunque facciamo finta che sia vero. E a un certo punto il fiume ha straripato, lui non sapeva nuotare, era anche preoccupato. L'acqua gli è entrata in casa, al pian terreno, e ha cominciato a crescere il pian terreno. È una crescita positiva per lui. Poi Dio ha voluto che l'acqua abbia trovato una via d'uscita e se n'è andata. E ha cominciato a decrescere dal pian terreno. Era una decrescita negativa. Ma vedete che il concetto di crescita non è un concetto positivo. La crescita di una massa tumorale è un fatto positivo. La decrescita di una massa tumorale è un fatto negativo. Allora, è che siccome ci hanno convinto che la crescita economica sia un fatto positivo, abbiamo caricato la parola crescita di un significato positivo in assoluto e siamo propensi a credere che il concetto di decrescita sia un concetto negativo. Ma è lungo da spiegare, lo capisco che è lungo da spiegare, ma noi da due secoli ci stanno bombardando la testa, perché dalla rivoluzione industriale in avanti l'obiettivo dell'economia è stata la crescita, ci stanno bombardando la testa di queste cose e puoi smontare un'idea che ti è stata inculcata senza ragionarci sopra? Per forza bisogna ragionarci sopra. Allora, questo io lo dico perché è importante che noi cominciamo a liberare la nostra mente da tutta una serie di idee sbagliate. Cioè qualcuno dice, ma la crescita però fa crescere l'occupazione. Lo sentite quando parlano alla televisione? Parlano, bisogna far crescere la crescita dell'occupazione. Poi parlano dello sviluppo e dell'innovazione. Sono quattro parole magiche, no? Che le ripetono come un mantra. Ma ci riuscissero a fare la crescita, ci riuscissero, no? Pensate che quando il presidente Monti, che io personalmente ritengo che sia meglio di quello che c'era prima, no? Ma comunque, era in Giappone due mesi fa, ha detto, stiamo vedendo, abbiamo superato la fase più acuta della crisi. Ha detto questo. Io l'ho registrato tutto. Il giorno dopo
la borsa è caduta del 3,5%, lo spread è risalito oltre il 400%, la produzione industriale è diminuita, l'occupazione è diminuita ancora. Dopo se stiamo uscendo dal tunnel, allora o non sapeva quello che diceva, oppure ce l'ha detto per assicurarci, oppure porta sfida, non lo so io. Ci riuscissero almeno a fare questa roba, crescita e occupazione, crescita e sviluppo, tutte queste cose qua. Perché ci hanno convinto che la crescita del prodotto interno lordo comporta una crescita dell'occupazione. Dice, ma per forza, se cresce l'economia si deve lavorare di più e quindi cresce l'occupazione. Non è vero. Non è vero. Perché non è vero? Perché in un'economia finalizzata alla crescita, le aziende sono obbligate dalla concorrenza, soprattutto adesso internazionale, a investire in macchinari sempre più perfezionati che consentono a sempre meno persone di fare sempre più cose in un'unità di tempo. Avete esperienze di fabbriche che aumentano la produzione e diminuiscono l'occupazione? Ma se queste, dappertutto è successo questa cosa, no? Ma se queste tecnologie aumentano in un'unità di tempo, in un'ora, essendo più perfezionati, aumentano la produzione, aumentano l'offerta di merci. Se diminuiscono l'occupazione, siccome gli occupati hanno uno stipendio e un salario, diminuiscono la domanda di merci. E quindi la crisi nasce da questa cosa qua. Allora, nel 1960 in Italia il prodotto interno lordo ha avuto un certo valore. La popolazione era 47 milioni di abitanti, gli occupati sono stati 22 milioni e 300.000, 200.000, non ricordo. Alla fine del secolo il prodotto interno lordo era aumentato del 360% a valori costanti, divorato dall'inflazione. La popolazione era passata da 47 a 58 milioni di abitanti, gli occupati sono stati 22 milioni e 400.000, 500.000. Uguali praticamente. Sono aumentati in 300.000 unità, ma siccome la popolazione è aumentata di 11 milioni, vuol dire che sono diminuiti. Allora la crescita non crea occupazione. È una cosa che va smontata, no? Ogni volta che lo dicono. Cioè, e adesso sulla decrescita non dico più niente, perché è una concezione del mondo, eh? Crea una filosofia, crea una scala di valori, dei modelli di comportamento. In quel libro di cui dovremo parlare questa sera, Meno e Meglio, si parla proprio di questo. Si parla di questo. Però io vorrei fare un passo in avanti e dire: la decrescita è in grado di farci capire quello che sta succedendo oggi nel mondo come crisi? È in grado di darci delle risposte alla crisi? Allora, che caratteristiche ha questa crisi? Questa crisi ha due caratteristiche. La prima è l'ampiezza dei debiti, la grandezza dei debiti. Si parla dei debiti pubblici, ma sono debiti pubblici e debiti privati delle famiglie e delle aziende. E l'altra è il fatto che non crea occupazione, cioè che anzi taglia occupazione, soprattutto ci sono dei livelli di disoccupazione di giovani che sono impressionanti. Allora, quant'è il debito? Il debito, se si sommano il debito pubblico con i debiti privati, è in tutti i paesi il 200% del PIL, cioè il doppio di quello che si produce in un anno. In alcuni paesi è maggiore il debito pubblico, in altri paesi è maggiore il debito privato. La domanda è questa: ma perché tutti i paesi industriali hanno dei debiti? Perché se non avessero dei debiti non si comprerebbe tutto quello che viene prodotto. E siccome ogni anno si produce di più, ogni anno deve aumentare la quantità dei debiti. Il debito non è un errore di politica economica, è la conseguenza inevitabile della crescita del prodotto interno lordo. È l'altra faccia della medaglia. Se le persone non si indebitassero, non comprerebbero tutto quello che viene prodotto. E siccome ogni anno si produce sempre di più, il debito deve crescere in continuazione. Pensate che nella provincia dove io abito, provincia di Asti, c'è la cassa di risparmio che ha una linea di credito al consumo delle persone. Sapete come si chiama questa linea di credito? Si chiama l'erbavoglio. Mia mamma diceva che l'erbavoglio non cresce neanche. No, mia mamma diceva nel giardino del Papa perché stavamo a Roma, ma comunque. E questo dice: qual è il messaggio? Ma spendi, non hai soldi, ma non ti preoccupare, te li diamo noi.
Quindi è una spinta continua a fare dei debiti per ricomprare le cose che vengono prodotte. Ma questa non è una cosa attuale, è una cosa che comincia dagli anni 60, dal momento in cui la produzione ha avuto questa, il boom economico. Vi racconto un pezzetto di un film che ci consente anche poi di capire un valore della vita. Un film del 1961-62 che si intitolava Robopag. Non so ricordo quasi nessuno, perché è un film troppo importante e quindi non l'ho fatto vedere. Allora, il nome Robopag viene dalle iniziali di quattro registi che hanno girato i quattro episodi: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. L'episodio più famoso che si ricorda è quello di Pasolini, che si intitolava La ricotta. Io invece voglio raccontare quello di Gregoretti, che si intitolava Il pollo ruspante, e aveva come attore protagonista Dognazzi. La moglie è un'altra attrice importante, non mi ricordo mai, c'è un blocco proprio, erano due bambini, una coppia italiana nel momento del boom economico, nel momento della crescita della produzione, che tutti hanno detto il miracolo economico, no? Se esiste il Padre Eterno, io non so se esiste, ma uno che usa la parola miracolo, che è una cosa religiosa, per la crescita della produzione di merci, lo manda all'inferno, sicuro? Sicuro? Beh, non si può usare una parola che ha un valore religioso per la produzione di merci, per un periodo già economico, no? Il passaggio dalla campagna alla città, tutte queste operazioni. La prima è questa famiglia, la mamma, il maschietto e femminuccia, il maschietto è Ricky Dognazzi, che era un bambino di 7 anni all'epoca, no? Allora, la prima scena è Dognazzi che firma 24 cambiali per comprare il televisore nuovo. Il debito nasce da ben prima, no? Si stanca la mano a forza di firmare le cambiali. Però il televisore nuovo, cioè la modernità, il progresso, il futuro, l'innovazione, tutte queste cose qua che si hanno ripetuto, le cucine di formica al posto di mobili di legno, era tutto questo il boom, no? Chiama la famiglia e dice: abbiamo il televisore nuovo. Accendono la radio, tutti accendono il televisore, e la prima immagine che viene è quella di Topo Gigio, che sta facendo la pubblicità a un televisore più nuovo di quello che hanno appena comprato. Cioè, questa, allora, devi comprare un altro ancora. Se già quello l'hai preso col debito, devi fare altri debiti. C'è tutto questo meccanismo che spinge in questa direzione, perché nel frattempo l'industria produceva un sacco di televisori e non avrebbe saputo a chi venderli se la gente non avesse fatto i debiti per comprarseli. Allora, questo è il primo concetto importante. E l'altro è la diminuzione dell'occupazione. Le politiche economiche in che cosa consistono quando c'è una crisi? Se io voglio ridurre il debito, cosa devo fare? Devo o aumentare le tasse, c'è qualcuno che forse sta pagando l'IMU in questo periodo, no? Per togliere potere d'acquisto, no? Per far entrare dei soldi nello Stato, per togliere il debito pubblico. Ma se riduco il debito, riduco la domanda. Abbiamo detto che si vende sui debiti. Se io riduco il debito, riduco la domanda e quindi accentuo la crisi. Se invece voglio rilanciare l'economia, siccome quello che si vende si compra a debito, bisogna aumentare i debiti. Quindi queste due cose sono contraddittorie tra di loro. O la politica tende al rigore, o la politica tende alla crescita. No? Tant'è vero che, e sono due cose opposte, il ministro Passera dice che dobbiamo andare alla crescita attraverso il rigore, dobbiamo andare alla pioggia per asciugarci. Questo è il concetto della cosa. Ma c'è stato il consigliere economico ex presidente Francese Sarkozy, che ha avuto il coraggio di dire: dobbiamo premere contemporaneamente sul pedale del freno e sul pedale dell'acceleratore. Freno per ridurre i debiti, l'acceleratore per accelerare l'economia. Allora voi immaginate di andare in macchina, cioè avete tutti la patente, no? Ecco, e di accendere il motore e spremere sul freno e sull'acceleratore contemporaneamente. Cosa succede? Consumate benzina, rischiate di bruciare i freni, rischiate di bruciare il motore, inquinate, ma soprattutto state fermi. Cioè non sanno dove sbattere la testa. Questa è la realtà. Tant'è vero che questa crisi è una crisi che non si sta risolvendo, è una crisi che si sta aggravando progressivamente. Perché la causa della crisi è la crescita. E se uno pensa di uscire dalla crisi rilanciando la crescita, vuol dire che pensa di risolvere un problema aggravando le sue cause. Questo è il punto fondamentale. Allora, che cosa bisogna fare per uscire
da questa crisi senza aumentare i debiti pubblici e rilanciando l'economia, l'occupazione. Noi diciamo, il primo concetto, la causa della crisi è la crescita. Chi parla di uscire dalla crisi attraverso la crescita è la persona che sta aggravando le condizioni, le cause di questo problema. Che cosa dobbiamo fare? Noi, nella decrescita felice, diciamo che bisogna trovare del denaro fresco per fare degli investimenti che servono a creare occupazione senza aumentare i debiti pubblici. È un'ovvietà, una banalità. Ma come si fa a trovare questo denaro senza aumentare i debiti pubblici, visto che tutto si basa sul debito? L'unica maniera di trovare questo denaro è ridurre gli sprechi. Non ce n'è altro. Facciamo l'ipotesi che un governo illuminato, no, che è un simbolo, perché abbiamo visto che questo attuale fatto dai tecnici è più o meno insomma. Allora, invece di fare prima quello è chiamato come prima, non so, crescita, no, cioè, salva Italia, poi crescita, inventare delle parole, no? Mettesse al centro della politica economica e industriale la ristrutturazione delle nostre case, perché consumino come le peggiori case tedesche. Allora, questo cosa significherebbe? Significherebbe che se le nostre case, anziché consumare 20 litri di gasolio, 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno, ne consumassero 7, noi dovremmo comprare meno petrolio e meno gas dall'estero. Se compriamo meno petrolio e meno gas dall'estero, risparmiamo dei soldi. Se risparmiamo dei soldi, possiamo pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano per fare in modo che le nostre case consumino di meno. Allora, non è che l'obiettivo è far crescere l'economia, l'obiettivo è trovare un settore da sviluppare, cioè mettere al centro della politica economica delle scelte di qualità e non delle scelte di quantità. Questa è la differenza di fondo. Ma se le nostre case, tornando finiamo il ragionamento, consumassero un terzo di quello che consumano oggi, il PIL cosa farebbe? Decrescerebbe. Cioè la decrescita, intesa nella maniera che vi ho detto, è l'unica maniera di poter uscire dalla crisi. Questo è il punto che dobbiamo capire. E mi sembra più raffinato uno che dice dobbiamo crescere, non importa che cosa sia, o qualcuno dice dobbiamo sviluppare questo settore dal punto di vista qualitativo. Mi pare che sia un ragionamento molto più articolato, molto più raffinato, molto più evoluto rispetto a quello puramente quantitativo. E in questa maniera, cioè noi, la decrescita che cos'è? Non è la diminuzione del PIL, ma è una riduzione guidata del PIL, selettiva. Se noi ci limitassimo a dire che vogliamo mettere il segno meno davanti a un indicatore quantitativo, il prodotto interno lordo, al posto del segno più davanti allo stesso indicatore quantitativo, non usciremmo dalla logica del PIL. Noi vogliamo invece fare una riduzione che è indirizzata verso un obiettivo specifico, non una riduzione purché sia. Per cui la decrescita non ha niente a che fare con la recessione, anche se dicono, ma come? Nella recessione il PIL diminuisce, nella decrescita il PIL diminuisce, che differenza c'è? Allora facciamo l'ipotesi che noi abbiamo davanti a noi due persone che non mangiano, ci fanno la stessa cosa. No, una delle due non mangia perché ha deciso di fare una dieta. L'altra non mangia perché non ha da mangiare, fanno la stessa cosa. E non è che non fanno la stessa cosa. Uno fa una scelta per stare meglio, l'altro subisce una condizione che lo fa stare peggio. La recessione è come quello che non mangia perché non ha da mangiare. Vorrei che l'economia crescesse, ma non sono capace di farla crescere e quindi creo disoccupazione. L'altro invece dice no, io vorrei che l'economia diminuisse in questa direzione. Dobbiamo consumare tutta questa fonte fossile? Dobbiamo sprecare tutto questo cibo? Dobbiamo fare tutta... Dobbiamo... Pensate che se noi stessimo tutti male, no? Tutti male, comprassimo un sacco di medicine, il PIL cosa farebbe? Aumenta. Se il PIL misura il benessere, noi dobbiamo essere contenti quando stiamo male. Ma siamo proprio alla follia. Se invece stiamo bene, compriamo meno medicine e quindi il PIL diminuisce. Quindi vuol dire che se stiamo bene, stiamo facendo il nostro malessere. Cioè, una cosa che non funziona come ragionamento. A me sembra addirittura impossibile che non si capiscano queste cose qua. Mi sembra addirittura impossibile. Come mi sembra impossibile che dicano crescita e occupazione.
Adesso la dico grossa, a me dell'occupazione non me ne importa niente. Cioè, ma come? Tanti padri di famiglia. No, mi interessa un'occupazione utile. Cioè, devo sempre mettere l'elemento qualitativo. Perché se fosse soltanto l'occupazione, noi dovremmo essere contenti ogni volta che vediamo un bambino afghano senza gambe che è saltato su una mina. Perché qualche occupato questa mina l'avrà anche prodotta, o no? Ma non ci interessa un'occupazione purché sia, non ci interessa una crescita purché sia, ci interessa una decrescita guidata, degli sprechi, e ci interessa un'occupazione di qualità. Ma per fare in modo che le nostre case consumino di meno, ci vuole più o meno tecnologia? Ce ne vuole di più. Cioè, questo è il punto fondamentale. Quante volte ho sentito delle persone: a voi volete farci tornare le carrozze a cavalli, alle candele, diffidenza della tecnologia? Dice: no, ti sbagli. Noi siamo favorevoli a un miglioramento della tecnologia. Siamo favorevoli al fatto che i pannelli fotovoltaici aumentino la loro efficienza anno per anno. Siamo favorevoli al fatto che si sviluppino tre tipi di tecnologie, che noi chiamiamo le tecnologie della decrescita. E sono delle tecnologie che cominciano a crederci gli industriali, Questo è il punto importante. Pensate che c'è la rivista ufficiale della Confapi, che è la Confederazione della Piccola e Media Industria, un'organizzazione patronale, che è uscita nell'ultimo numero in copertina col titolo "Crescita infinita o decrescita felice?" Punto di domanda. Come se sull'Osservatore Romano uscisse il titolo "Dio esiste o no?" punto di domanda. Un'associazione di imprenditori che si pone il problema della decrescita. E ci sono dentro un articolo mio, altri articoli industriali, che parlano di questo argomento qua. 15 giorni fa, 3 settimane fa, abbiamo fatto un incontro a Solar Expo a Verona, che è la terza fiera di importanza mondiale sulle tecnologie, e abbiamo riempito una sala di 200 posti di professionisti, piccoli industriali, artigiani, che venivano a sentire quello che dicevamo noi. No. Allora, le tecnologie della decrescita, a differenza delle tecnologie della crescita, le tecnologie della crescita hanno l'obiettivo per aumentare la produttività e creano, come abbiamo detto, no? Aumentano l'offerta di merci, diminuiscono la domanda. Noi invece vogliamo che l'innovazione tecnologica abbiano tre obiettivi: riducano a parità di produzione la quantità di energia che si consuma, e possiamo ridurla del 70%, e quindi abbiamo da lavorare per i prossimi 20 anni, 30 anni, per mettere a posto tutto quello che abbiamo costruito, per esempio in maniera sbagliata, dal dopoguerra a oggi. C'era tanta energia fossile, a poco prezzo abbiamo costruito delle case di carta velina che sprecano un sacco di energia. Allora, primo, investire in queste tecnologie. Secondo, investire in tecnologie che riducono il consumo di materie prime per unità di prodotto, per ogni prodotto, riducono gli scarti industriali, i rifiuti industriali. Terzo, delle tecnologie in grado di recuperare tutte le materie prime contenute negli oggetti dismessi. Il concetto di rifiuto deve sparire. Non esistono dei rifiuti. I rifiuti sono la conseguenza di un'inciviltà di comportamento e di una arretratezza tecnologica. La civiltà di comportamento richiede la raccolta differenziata, accurata degli oggetti, l'innovazione tecnologica, la capacità di recuperare tutte le materie prime contenute in questi oggetti. Non si deve buttare più niente. Sentite, nel comune di Ponte nelle Alpi, non stanno qua, sono arrivati a ottenere questi risultati, sommando innovazione tecnologica finalizzata e civiltà di comportamento. Tutti lo possono fare, ma se consumiamo meno energia, meno materie prime, e recuperiamo tutte le materie contenute negli oggetti dismessi, il PIL decresce, diminuisce in maniera guidata e controllata. Allora, ultimo concetto che vi dico, poi ho tagliato con l'accetta naturalmente, ma insomma, credo che l'argomentazione, i passaggi logici siano stati fatti. Ma come si riesce a ottenere questo risultato? Cioè, se voi andate, voi diventate la crescita felice, a dire queste cose, neanche mi fanno sentire in televisione, neanche mi scrivono sui giornali. Come fate a pensare che si possono realizzare queste cose qua? Ecco, allora, noi abbiamo un grande alleato, un grandissimo alleato, ed è la crisi. Non ci fosse la crisi, le persone non farebbero dei ragionamenti, continuerebbero a vivere in una maniera dissipativa e irragionevole con cui abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni, 60 anni, 70 anni. La crisi ci aiuta perché costringe a riflettere, no? In un libro che ho scritto in passato, io ho scritto una frase, ripetuta diverse volte: laudato sii Signore per nostra sorella recessione. Beh, perché? Ed è molto importante, perché noi la crisi che viviamo è una crisi che ha due aspetti: è una crisi ecologica, energetica, ambientale, e una crisi economica.
Se va avanti la crisi energetica, ambientale ed ecologica, è la distruzione dell'umanità, perché certi processi non si può più tornare indietro, ci vuole troppo tempo, l'effetto serra e così via. Se invece va avanti la crisi economica, rallenta la crisi ecologica, se si produce di meno si consuma meno energia, c'è meno effetto serra e così via, e abbiamo il tempo per mettere a posto sia la crisi economica sia la crisi ecologica. Quali sono le cose da fare? Io dico tre, no? Cioè, immaginiamo una transizione, una società diversa. La prima è fare in modo che i gruppi umani abbiano, dove vivono, la massima sovranità alimentare. Questo è importante, mangiare il cibo che si produce nella propria terra, come ha sempre stato nella storia dell'umanità. La crisi energetica, anche se nessuno ve lo dice, avrà come conseguenza peggiore l'alimentazione. Cioè, i giornalisti parlano delle automobili, invece se aumenta il prezzo della benzina, io posso andare in treno, in bicicletta, in autobus, a piedi, anche a piedi si cammina, perché il petrolio ci ha dato questa capacità. Qualcuno dice, ma il riscaldamento, ci sono delle case che non consumano energia, sono talmente ben condentate, ma hanno bisogno. Il problema principale sarà quello alimentare, perché l'agricoltura chimica e la mondializzazione dei mercati fanno sì che per avere una caloria di cibo ci vogliono da 5 a 12 calorie fossili, qualche volta anche di più. Non lo sentite di tutto il cibo. Se volete vi spiego anche come tutti si consumano le fonti fossili. Se aumenta il prezzo del petrolio e c'è meno disponibilità di petrolio, il primo problema sarà quello alimentare. E chi è che si salva? Chi è che para il colpo della crisi? Quelle comunità che si nutrono col cibo di stagione prodotto nella loro realtà locale, quelli che hanno l'autonomia, la sovranità alimentare e che faranno dell'agricoltura biologica, non solo per fini ambientali, per fini sanitari, ma per caratteristiche economiche, perché l'agricoltura chimica costerà sempre di più, mentre l'agricoltura biologica diventerà sempre più competitiva. Io faccio parte di un GAS, di un gruppo di acquisto solidale. Sono venuti qualche settimana fa, cioè a dicembre dell'anno scorso, due ragazzi meno di 30 anni che ci hanno detto: noi vogliamo tornare a coltivare le terre dei nostri nonni, dei nonni, perché il papà e la mamma erano andati in città attratti dallo stipendio fisso, dall'impiego, dall'operaio, tutte queste cose qua. E questi ragazzi non è che abbiano fatto la scelta dell'agricoltura, è che non trovano lavoro. Insomma, proviamo a tornare a coltivare il terreno dei nostri nonni. Ma ci hanno detto questo anche: guardate che noi, se andiamo a produrre queste cose, le andiamo a vendere alla grande distribuzione organizzata, non ci prendono neanche in considerazione. La nostra salvezza, la nostra possibilità di lavorare è che voi del gas comprate direttamente tutto quanto quello che noi produciamo. Questo è il problema. Creare dare questo spazio a un'agricoltura biologica di prossimità e così via, con un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Noi abbiamo detto: certo, se lo facciamo, lo prendiamo ben volentieri, anzi noi vi dobbiamo difendere come i panda. E quei ragazzi hanno detto: nel senso che ci vanno gli occhi neri? No, nel senso che la vostra sopravvivenza dipende dalla nostra e la nostra dipende dalla vostra. Primo elemento, la sovranità alimentare. Secondo elemento, l'autonomia energetica. Se si fa un piano di ristrutturazione delle nostre case che hanno bisogno di poca energia e si sviluppano le fonti rinnovabili e aumenta il prezzo del petrolio, noi ci facciamo un sorriso, perché chi fa questi investimenti più aumenta il prezzo del petrolio e più ha un guadagno anche dal punto di vista monetario del suo investimento in pannelli fotovoltaici, in commentazione della casa, in piani di riscaldamento a pavimento, tutte queste cose qua. Seconda cosa da perseguire è l'autonomia energetica. E il terzo elemento è quello di riscoprire l'importanza della piccola e media industria, dell'artigianato, finalizzato a soddisfare i bisogni delle persone che vivono in quel territorio. Tanto dire dobbiamo competere con i cinesi, ma non è cosa me ne frega di competere con i cinesi, io ho bisogno di avere un artigiano che sa mettermi a posto l'impianto di riscaldamento, che sa fare dei mobili, che è in grado di mettermi il cappotto alla casa, tutte queste cose qua. Cioè dobbiamo riscoprire la capacità della piccola e media industria di rispondere alle esigenze del territorio in cui vive. La piccola e media industria viene massacrata dalla crisi, viene massacrata dalla globalizzazione, perché chi è che compete a livello globale? Le grandi aziende multinazionali,
Come si fanno concorrenza tra di loro le grandi aziende multinazionali? Decentrando, delegando una parte del lavoro alle piccole aziende locali, facendo che lavorano o come conto terziste, fanno tutto il prodotto, poi gli altri gli mettono l'etichetta, o che vendono l'indotto. E questi qui cosa si trovano a che fare? Che gli fanno i prezzi che vogliono loro, gliela abbassano in continuazione, gli danno gli ordini all'ultimo minuto, glieli tolgono all'ultimo minuto, li massacrano, li massacrano. Allora, devono liberarsi da questa concezione. C'è un'esperienza bellica, no? Ma ce ne sono anche altre che stanno facendo. Un'azienda di scarpe che lavorava come controterzista per i grandi marchi ed è stata costretta a delocalizzare, andare in Romania, a pagare poco la gente, a subappaltare i cinesi, a fare delle cose, a usare tecniche inquinanti e così via. A un certo punto è andato uno di noi, gli ha detto, un esperto in cose commerciali, sapete quanto incide sul prezzo di vendita delle scarpe il marchio? L'80% del prezzo. Cioè col 20% del prezzo si paga la manodopera, l'ammortamento degli impianti, le materie prime, l'utile d'impresa. Allora dice, ma se questa è la cosa, vendiamo direttamente ai consumatori nei gas. Possiamo tenere un prezzo più basso rispetto a quello dei grandi marchi e possiamo fare il prezzo trasparente. Cioè ti vendo questa scarpa che è stata fatta in questa maniera, ti spiego come è stata fatta, il consumatore consapevole, ti istruisco, insegno come si fa la lavorazione delle scarpe e ti dico poi il prezzo attuale dovuto perché tot incide la manodopera, tot incide e questo è il prezzo che io ti faccio. Bene, questa azienda ha rilocalizzato in Italia, ha assunto delle persone, le fa lavorare con rispettando le cose contrattuali e utilizza delle tecniche meno invasive. No? Per esempio, per fare la concia della pelle si usa oggi il cloro, ci vogliono 3 giorni. Le industrie che fanno questi lavori sono inquinanti in maniera impressionante, no? Ce ne vediamo una anche qui vicino, mi pare, no? Una provincia qui vicino. Se invece prima non si faceva la concia della pelle, si faceva con i tannini di castagno e di mimosa, ci vogliono 30 giorni. Tra 3 giorni e 30 giorni, se dopo bisogna tenere i costi, si fanno i 3 giorni. Ma se io non ho più da vendere al grande marchio che compete al mercato mondiale, io devo vendere ai consumatori e posso guadagnare sull'80%, riscopro la concia con i tannini. C'è ancora qualcuno che fa la concia con i tannini? C'è una piccola azienda in Toscana che sta morendo e si dà lavoro alla piccola azienda in Toscana. Cioè bisogna deglobalizzare. Deglobalizzare, rilocalizzare le attività produttive. Un piccolo imprenditore è una persona che deve diventare un artigiano, il punto di riferimento per la formazione dei giovani, perché sono persone che non soltanto sanno un mestiere, ma sanno combattere con le banche, con i fornitori, con tutte le cose. C'è gente che è dura, che è capace di dare un insegnamento. Ci sono delle piccole e medie aziende che durano da 500 anni. Allora devono tornare un elemento, un'università sulle cose che devono imparare. Questi sono gli elementi che dobbiamo percorrere, una deglobalizzazione e riscoprire le autonomie locali. Questo non significa chiudersi nella propria realtà, significa andare nel rapporto con gli altri, con tutti, portando la specificità della propria cultura e prendendo dagli altri la specificità della loro cultura, un arricchimento reciproco. Non c'è l'appiattimento che noi abbiamo oggi, l'omologazione, come la chiamava Pierpaolo Pasolini. Allora, dico soltanto questo, ma noi non ce ne finisco questo ragionamento. È una prospettiva questa, è una prospettiva che può essere percorsa se non ci ascoltano. Noi facciamo tante realtà locali in cui le persone si mettono a posto le case, fanno lavorare gli artigiani locali, creano un'occupazione di qualità, commercializzano direttamente tra produttori e consumatori e così via, si staccano da questo tipo di meccanismo. Noi siamo alla fine di un'epoca storica, noi non ce ne rendiamo conto, perché quando uno è dentro un'epoca storica non ha la distanza sufficiente a capire cosa sta succedendo. Si sta chiudendo l'epoca storica cominciata 250 anni fa con la rivoluzione industriale. Quando si chiude un'epoca storica ci sono due possibilità, il crollo o un passaggio a una civiltà più evoluta. Il crollo, immaginate il crollo dell'impero romano, immaginate cosa è scostato il crollo dell'impero romano e cosa succederebbe oggi, moltiplicato per 1000, sarebbe a livello mondiale, sarebbe una cosa, si scatenerebbe una violenza di tutti contro tutti, una situazione incontrollabile, tutte queste, la localizzazione diventerebbe, come dire, una forma di difesa estrema, non una scelta, una cosa che si subisce.
L'altra possibilità è un passaggio che è stato, che so, come il passaggio dal Medioevo al Rinascimento. Questo lo dico senza né esaltare il Rinascimento, che ha avuto, diciamo, molte delle cose, dei nostri conseguenze che abbiamo oggi nascono lì, né senza, diciamo, disprezzare il Medioevo, che era un'epoca di grandissima spiritualità. No? Ecco. Però la lacerazione ha portato a una situazione più evoluta, soprattutto perché è avvenuto un passaggio tra mezzi e fini, cioè gli esseri umani sono tornati a essere il centro, la misura di tutte quante le cose. Ecco. Noi siamo in un'epoca simile. Oggi gli esseri umani sono i mezzi e il fine è la crescita della produzione di merci. Quando la Fornero, no? Dice, la Fegnero, come la chiama Beppe Grillo, dice che dobbiamo avere l'articolo 18, abolire l'articolo 18, non perché sia importante in se stesso, una cosa da poco, ma perché diamo un messaggio agli investitori stranieri che se vengono a investire in Italia, la manodopera non rompe tanto più le scatole, possono licenziare come vogliono. A parte il fatto che non è vero, perché non verrà nessuno a investire in Italia, però posso dire, per i cinesi, figurate se vengono a investire da noi, hanno da fare per conto loro. Ma questo vuol dire che l'obiettivo è fare in maniera di attirare i capitali per far crescere l'economia. Se questo comporta la sofferenza di alcune famiglie, di padri di famiglie che non hanno più un lavoro, che non sanno più sfamare i loro figli, è poco importante. Gli esseri umani sono in mezzo e il fine è crescita dell'economia. Dobbiamo capovolgere questo rapporto. L'economia deve tornare a essere in mezzo, con cui gli esseri umani diventano il centro, cioè si deve lavorare per migliorare la condizione di vita degli esseri umani. Ecco, la decrescita da questo punto di vista non è l'obiettivo che noi ci proponiamo, è la strada da percorrere per arrivare a fare questo capovolgimento che è la definizione del nuovo rinascimento di cui abbiamo bisogno per uscire da questa crisi senza cadere in un crollo di civiltà. Grazie.